quest'oggi parlando della meditazione. Abbiamo parlato delle nostre esperienze, delle nostre ricerche, però è arrivato più della meditazione, stiamo parlando del cervello e della scienza dell'intenzione. Esatto, entriamo più nello specifico oggi, infatti non è così vago. Sì, anche se è molto grande e quindi non è sempre facilissimo scegliere un termine per spiegare di che cosa stiamo parlando. E non è sempre facile spiegare quello che vorremmo dire, quindi per questo abbiamo esperti che ci spiegano delle cose. Per fortuna abbiamo la nostra dottoressa Erika Francesca Poli, medico-psichiatra, psicoterapeuta e counselor, autrice del libro fantastico, tra l'altro, Anatomia della guarigione. Benvenuta, bentornata, anzi. Buongiorno. Buongiorno. Buongiorno, dottoressa. Allora, oggi stiamo parlando, insomma, dell'impatto sostanziale che può avere la meditazione sui processi biologici e sulla salute fisica, psicologia ed anche emotiva. Beh, questo è un tema meraviglioso. È vero. Tra l'altro con decine, anzi centinaia, forse migliaia di studi ormai, quindi c'è una validazione anche scientifica che nella nostra società non guasta, anche se la meditazione è qualcosa che esiste veramente da un tempo molto antico. Ma come possono scendere le persone che magari non riescono ad avvicinarsi alla meditazione perché la vedono una cosa new age o la vedono una cosa spirituale e loro non si sentono magari da avvicinarsi in quel mondo? Ma guarda, io dico sempre che per praticare la meditazione, o meglio, per entrare in quello stato che la meditazione favorisce, che è lo stato di presenza, che è l'unica cosa che conta nella vita, non è necessario ritirarsi in un monastero né tantomeno imparare tecniche particolari. Basterebbe ricordarsi di essere dove si è e calati momento per momento in quello che si sta facendo. Questa è già meditazione. Quindi vivere nel presente, concentrarsi, pensare ad essere in quel momento. Io credo veramente che nella vita ci sono poche cose che contano. Una delle cose che conta di più è saper essere presenti. Saper essere presente a te, saper essere presente alla persona che ami, saper essere presente al lavoro che stai facendo. Quella è meditazione, quello è lo stato di flusso. È una cosa dirlo e un'altra cosa poi sentirlo, vero? Perché magari lo sentiamo dire in tantissime forme, anche in Kung Fu Panda, mi ricordo che parlavano del vivere nel presente, di essere nell'attuale now, no? Però è un'altra cosa poi sentirlo addosso, è veramente di grande impatto. Io volevo fare una domanda personale che ha a che fare con la meditazione e il cervello e il corpo. Allora, attraverso la meditazione avevo letto e ho anche sentito che immaginando una certa cosa, visualizzando quella cosa, si va a modificare anche il corpo, il nostro corpo fisico, volendo. Ed è vero questo? Potresti confermare che è vero questa possibilità? Allora, ovvero dimmi che è vero! Sì. Assolutamente sì, perché nel momento in cui noi visualizziamo, ci concentriamo, creiamo un'immagine interna, il nostro cervello risponde e crea a sua volta un certo stato che si traduce in una cascata di ormoni, in una cascata di citochine, cioè una profonda integrazione tra quello che è il lato emotivo, il lato psichico e il lato corporeo. Il cervello è una sacca di ormoni, le emozioni si traducono in molecole, questo è tutto il grande tema della psico, neuro, endocrino, immunologia, che è una parola difficilissima, per spiegare l'intreccio che c'è tra la psiche, gli ormoni, il sistema immunitario e il sistema nervoso. Wow. Quindi noi siamo costantemente attraversati da una danza in cui biografia e biologia si intrecciano. E ci sono dei mediatori fisici proprio degli stati emotivi. È come dire, se pratichiamo la mindfulness e diventiamo, insomma, padroni del nostro cervello, diventiamo noi stessi il coreografo di questa danza. Sì, allora Chris, vedi, noi siamo molto abituati al tema del controllo. Vedi che anche tu in qualche modo utilizzi il termine diventiamo padroni del nostro cervello. Allora, quello che invece noi dobbiamo fare è cominciare a diventare sempre più presenti a quella
veramente miriade di fenomeni che accadono dentro di noi. Mentre adesso io sto parlando, mentre voi mi state ascoltando e tutti gli ascoltatori che ci sono in linea stanno ascoltando, nei nostri cervelli succedono cose, nei nostri corpi accadono cose, c'è un'intelligenza profondissima che va al di là delle parole, che è nelle sensazioni, che è nelle immagini, che è nelle percezioni e che fa sì che costantemente accadano cose, noi ci trasformiamo e al tempo stesso restiamo quelli che siamo, il nostro volto non cambia, sì certo il tempo lo può modificare, ma la nostra identità permane. E tutto questo mentre noi ci trasformiamo. C'è un'intelligenza profondissima che è al di là del controllo razionale, è al di là di quel pilota automatico che affolla la nostra mente con tutte le cose che dobbiamo fare, con le cose che ci diciamo, con quello che noi attendiamo che verrà, con il lamento di quello che non abbiamo. C'è qualcuno che incessantemente vive, lavora, si trasforma, danza dentro di noi. Quando noi entriamo nello stato di presenza, noi andiamo vicino a questa intelligenza profonda, potente. Wow! Quindi cambia completamente il nostro puoi, stato. Abbiamo un applauso. Puoi diventare per questo... la mia migliore amica. Cioè, veramente, questo monologo lo vorrei sentire tutti i giorni. Vorrei registrarlo e sentirlo. Ma bellissima questa che anche. Il monologo. Sì. Che io adesso ho fatto. Era il flusso. È lo stesso che tu puoi sentire dentro di te se ti permetti, se ti concedi questo dono meraviglioso di esplorare lo spazio interiore. Noi siamo abituati a stare alla superficie, ma la superficie, come dicono gli orientali, è mossa, è come la superficie del mare, è mossa dal vento, è mossa dalle intemperie e sembra incessantemente in movimento. Ma tu prova a scendere al fondo dell'acqua, lì c'è un'immobilità, c'è una perfezione, che è la presenza costante dell'io sono. Quando tu sei lì, questa poesia, tu la percepisci dentro di te e non c'è altra via se non l'esperienza, quella che tu puoi fare, non quella che ti dicono, per cambiare il tuo stato. Allora l'unica cosa che noi dobbiamo fare è togliere l'affollamento dallo spazio interiore, che è una cosa che dicono tutte le religioni, tutte le tradizioni, non solo quelle orientali, in realtà anche quelle occidentali, anche la Cabala. Entra nel tuo spazio interno, sperimenta tu quello che hai dentro, la tua presenza interna, e non avrai bisogno di leggere, di studiare, wow. Quindi... di fare corsi, perché la vivi. Questa meditazione di cui stiamo parlando non è per avere un controllo sulla mente, bensì per sgomberare gli spazi interni per farlo danzare quello che siamo. Esatto. Bellissimo. È proprio così. E lì cambia anche la fisiologia e ci sono centinaia di studi, migliora la pressione, migliorano tutte quelle che sono le funzioni vitali, vengono curate anche tantissime patologie, ci sono dei programmi di mindfulness cosiddetta che ormai sono praticati negli ospedali in integrazione con tutti gli altri trattamenti. Fin dagli anni 70 il cardiologo Benson faceva praticare ai suoi pazienti la meditazione trascendentale, tanto per fare un esempio, e miglioravano prima e più in fretta dei pazienti che non la praticavano. Ci sono veramente tantissimi studi su questo, ma il tema fondamentale è che quando tu entri in quello stato tu ti allinei e ti riconnetti a un'intelligenza così profonda che ti fa centrare sia dal punto di vista psicologico che dal punto di vista fisico. Lì accade veramente un miracolo, noi parliamo tanto dei miracoli, ma il miracolo è nella presenza, perché la presenza modifica completamente il tuo stato, persino le onde cerebrali. Sono tantissimi studi su questo, si potrebbe passare l'intera giornata a raccontarli, però il concetto fondamentale è che nel momento in cui tu sei in presenza e lasci andare la modalità del fare, di tutto quello che devi fare, di tutto quello che gli altri vogliono che tu faccia, e entri dentro di te, incontri la tua presenza, fai esperienza di questo e non c'è tanto altro da dire. Tu ci sei e stai bene, fluisci. Questa è l'assetto tipico delle persone longeve. Persone longeve sono le persone che sanno stare in presenza. Perché una persona è contenta e un'altra no? Magari non ha cose particolari, però tu capisci che è felice, che sta bene. Non perché non gli succede niente, perché la vita è fatta di accadimenti, di cose che succedono, che ci sembrano belle, che ci sembrano brutte. Questa è la storia della nostra vita, ma perché queste persone stanno esattamente dove sono, non vogliono essere da un'altra parte, non vogliono essere diversi, stanno lì e solo nell'adesso tu puoi anche modificare la tua vita, solo se stai nel presente, è l'unico tempo che ti è concesso, veramente.
Dottoressa Erika Francesca Poli, grazie tantissimo per essere stata con noi. Non vorremmo doverti salutare, davvero, vorremmo tenerti qua, averti in studio con noi sempre. Davvero, grazie per quello che hai condiviso con noi e tutti gli ascoltatori di 105. Ma grazie a voi, è sempre un piacere. E a questo punto buona presenza a tutti. Buona presenza. Ciao dottoressa. Buon proseguimento. Grazie. Ciao.